Arriviamo alla parte finale, quella diciamo con le norme specificamente dedicate al tema del riuso dei dati pubblici. E come vedremo sono norme che hanno un'origine diciamo sovranazionale, europea. E vedremo come queste norme poi cercano di ricollegarsi alle licenze, perché sono, non capite il collegamento, cioè perché vi ho fatto parlare delle licenze, vi ho fatto la parte sulle licenze open, perché vedremo che alcune di queste licenze vengono espressamente citate nelle norme che adesso vi vado a illustrare. Come vi ho detto, si partiva diciamo in un excursus storico della normativa sui dati pubblici, sul riuso dei dati pubblici, si parte solitamente dalle direttive europee che vengono individuate con questa sigla PSI o PSI, se vogliamo dirla l'inglese, cioè Public Sector Information, informazioni del settore pubblico, dati del settore pubblico, ovvero il tema della nostra lezione, cioè il riuso dei dati pubblici. Il riuso dei dati pubblici è un tema che è iniziato a entrare, diciamo, nel dibattito politico europeo, ma anche nazionale dei vari stati, con la diffusione massiva di internet. Quindi, vedete, i primi anni 2000 hanno cominciato a sollevare il problema, a dire, insomma, adesso c'è la tecnologia per permettere al cittadino di acquisire direttamente dei dati in modalità digitale senza dover passare, come si faceva una volta, da no, gli archivi pubblici, dalle fotocopie di documenti e via dicendo. E quindi ci si è posti il tema del come farlo, se farlo innanzitutto, scusate, il come farlo in un'ottica anche come dire, innescare, nell'ottica di innescare tutta una serie di attività di indotto da parte del privato, cioè la messa a disposizione di dati pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni crea le condizioni per i privati, per le aziende, per i professionisti di avere una serie di servizi smart, gratuiti, perché ci sono già i dati a disposizione. O anche addirittura per delle start-up, per delle imprese che realizzano, che ne so, le applicazioni, che confrontano dei dati, che danno delle risposte ai cittadini e quindi attraverso questa messa a disposizione di dati pubblici, in teoria dovrebbe anche innescarsi tutto un mercato di soggetti privati, di attività che si basano su questa disponibilità di dati pubblici e che ne promuovono ulteriormente l'utilizzo e la diffusione, no? Questo era un po' lo scopo. E lo stiamo vedendo in questi giorni, cioè in questi giorni, quanti di voi, in questi giorni di epidemia, quanti di voi sono attaccati ai vari siti con le proiezioni, l'elenco, i nomi, i numeri, scusate, i numeri, le varie regioni che sono in crescita, in decrescita e via dicendo. Quelli sono dati che vengono rilasciati da a volte enti privati, a volte enti pubblici, e quando sono enti pubblici rientrano più o meno nel concetto appunto di riuso di dati pubblici. E tornando al nostro discorso storico, vedete che dall'inizio degli anni 2000 in sede europea si inizia a spingere verso una maggiore condivisione, un maggior riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni. Vengono approvate apposite direttive, le vedete qua. La prima del 2003 si chiamava proprio direttiva PSI, Public Sector Information, è stata diciamo una delle apripista su questo tema. Ce n'è stata un'altra poi, che si chiamava Inspire, sempre lì in un acronimo anglofono, diciamo, che in realtà sta per infrastruttura per l'informazione spaziale europea, per le informazioni geografiche, per i dati geografici, e una direttiva del 2013 che non è altro che l'aggiornamento di quella del 2003, quindi era una sorta di semplice update e upgrade di quella del 2003. E come vedete, tra il 2003 e il 2013 è cambiato tanto il mondo, eh? Pensate che cosa i più giovani non se lo ricordano. Il mondo nel 2003 me lo ricordo, mi stavo laureando, e nel 2013 era molto diverso, no? Sono arrivati i social media, sono arrivati gli smartphone, via dicendo. E ancora nel 2019, l'anno scorso, quindi poco tempo fa, c'è stata la terza generazione, cioè il terzo passo, che non è solo il riutilizzo, vedete, di dati pubblici, ma si chiama apertura dei dati e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
Quindi al concetto di riutilizzo di informazione si associa espressamente quello di openness, di apertura di questi dati, ed è il passo decisivo. Cosa potrebbe fare un legislatore per promuovere il riuso dei dati pubblici? C'è un po' di ironia, un po' di sarcasmo in questa mia slide, perché vedremo poi cosa ha fatto il legislatore italiano, però visto che la direzione dell'Unione Europea era quella di abilitare il più possibile, promuovere il più possibile il riuso dei dati pubblici, erano tre, diciamo, le cose che poteva fare un legislatore. La più radicale, la più forse anche, logica. Allora, ampliare il pubblico dominio e stabilire quindi che tutti i dati della pubblica amministrazione sono di libero utilizzo senza condizioni. Quello sarebbe il top. Agire sul famoso articolo 5, riscrivere il famoso articolo 5 e dire che non solo gli atti ufficiali delle pubbliche amministrazioni sono in pubblico dominio, scusate, non solo i testi degli atti ufficiali delle pubbliche amministrazioni sono in pubblico dominio, ma tutti i dati che vengono raccolti dalla PA diventano di pubblico utilizzo, di libero utilizzo, vanno in pubblico dominio direttamente senza condizioni. Punto. Una legge che dice sta cosa e ci siamo tolti il pensiero. Un approccio più soft potrebbe essere questo. Invece che dire che non c'è un diritto d'autore, però obbligare tutte le PA, tutte le pubbliche amministrazioni locali, le più piccole, via dicendo, a rilasciare i dati con licenza open. Quindi io, Stato, faccio una legge che ti obbliga, quando metti fuori i dati, quando esponi i dati sul tuo sito, a mettere una licenza open, Creative Commons o le altre, quelle che abbiamo visto nello schema di prima. Approccio terzo, ancora più soft, invece che obbligare, incentivare, cambia il verbo. Incentivare le PA a rilasciare i dati con licenza open e penalizzare quelle che non lo fanno, che però è diverso dall'obbligare. Penalizzare quelle che non lo fanno oppure premiare quelle che lo fanno. Indovinate quale delle tre opzioni ha scelto il nostro legislatore? Vabbè, la scelta del nostro legislatore è stata quella del cosiddetto principio open by default, cioè ovviamente avrete capito che era la terza opzione, cioè il legislatore è stato molto soft, non è stato diretto e ha cercato, insomma, che il tema del riutilizzo, della messa a disposizione dei dati pubblici da parte delle PA italiane fosse un tema digerito con molta calma da parte delle pubbliche amministrazioni che non si mostravano così tanto disponibili. Cioè, e così arriviamo perché, come si è arrivato a questo, vi spiego come si è arrivato a questo open by default. In realtà, le licenze Creative Commons esistevano già da prima che arrivasse questa legge del 2012 o la direttiva del 2013. La prima direttiva addirittura era del 2003, quindi gli strumenti c'erano già prima. E quindi le pubbliche amministrazioni avrebbero potuto già prima autonomamente decidere di rilasciare i loro dati in modo open, con una licenza open. Però non lo facevano, c'era una sorta di resistenza, c'era una sorta di inerzia da parte della pubblica amministrazione. E allora bisognava forzare questa resistenza con un intervento dall'alto. L'intervento dall'alto è stato questo, cioè non si è scelto di non andare a toccare gli articoli della legge sul diritto d'autore, cioè l'articolo 5 e 11 che vi ho citato prima, non sono mai cambiati, sono rimasti ancora oggi nel 2020 uguali a se stessi, quindi stanno compiendo 80 anni di storia quasi intoccati. In compenso si sono aggiunte norme altrove, creando ovviamente, per chi ha, insomma, studi giuridici, creando problemi di coerenza del sistema normativo. Perché se io dico in una legge una cosa e poi in un'altra legge ne dico un'altra e poi i termini non combaciano, si creano delle questioni. E infatti eccolo qua, il famoso l'invenzione, la soluzione scelta dal legislatore è il principio open by default del 2012. Eccolo qua. È stato introdotto sull'onda dell'entusiasmo del tema open data, trasparenza, l'abbiamo già detto, e anche sulla spinta delle direttive che vi ho citato prima. È stato fatto nel 2012, prima nell'ottobre il decreto e poi trasformato in legge, convertito in legge nel dicembre 2012, era chiamato il famoso decreto crescita 2.0, è stato uno degli ultimi atti normativi che sono stati convertiti in legge diciamo, con il governo Monti dell'epoca, che poi era caduto pochi mesi dopo e ha portato a elezioni e a cambio di governo. Ok, però ecco, era questa qui, la legge 221 del 2012, chiamato prima decreto crescita 2.0, poi convertito in legge. Ho segnalato, diciamo, evidenziato in verde il terzo punto, cioè è stata scelta questa
questa strada per sfruttare in positivo l'inerzia della PA. La pubblica amministrazione non si muoveva, allora io, Stato, cerco di sfruttare in positivo l'inerzia della PA. E ho agito dove? Non toccando la legge sul diritto d'autore, ma inserendo due nuovi articoli, cioè andando a modificare due articoli nel codice dell'amministrazione digitale, gli articoli 52 e 68. Ok? Che poi sono stati a loro volta cambiati ancora ad un giro successivo, però nel 2012 fu quella la scelta, con i problemi che vi ho detto prima. Eccolo qua, questo è il principio open by default, questa è la norma del principio open by default. Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Ci dice che cosa questa norma? Che i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto. Eccolo il by default. Cioè, io Stato dico che sostanzialmente, se la pubblica amministrazione si dimentica, dimentica tra virgolette molto grosse, si dimentica di applicare una licenza open, io nella legge, per legge, dico che il cittadino li può utilizzare come se la licenza open ci fosse. Capito? Avete capito il meccanismo un po' perverso? Cioè, invece di obbligare a mettere licenze open, dico che se non c'è una licenza, cioè da un lato do delle linee guida che consigliano di mettere le licenze open, se però la pubblica amministrazione non la mette, in virtù di un'autonomia delle varie pubbliche amministrazioni, allora lo Stato dice: ok, se ti sei dimenticata, comunque sappi che i cittadini e anche le aziende possono, e anche le altre pubbliche amministrazioni possono comunque utilizzare i tuoi dati come se fossero sotto licenza open. E infatti dice: rilasciati come dati di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 1. Che è l'articolo, prima era 68, l'articolo 1 è l'articolo che invece poi contiene la definizione di dato aperto. Che cosa si intende per dato aperto? E ovviamente ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi i dati personali. Qua entriamo, si apre un altro vaso di Pandora che io non voglio toccare, anche perché probabilmente in questo corso c'è gente che, diciamo, ne sa più di me in materia di gestione dei dati personali. Però ecco, se ci sono dati personali, bisogna aggiungere tutte le cautele previste anche dalla normativa sulla cosiddetta privacy. Vediamo adesso la definizione di dati di tipo aperto, cioè si intendono cosa? Si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ed eccola qua, la definizione di dato di tipo aperto, che troviamo nell'articolo 1 del CAD adesso. Sono disponibili, allora dati di tipo aperto devono essere dati che hanno queste tre caratteristiche, quindi la norma prevede tre caratteristiche. La prima. Sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali in formato disaggregato. Quindi non possono essere utilizzate licenze che dicano, che mettono la condizione del non commerciale, no? Ti autorizzo l'utilizzo ma solo se non è commerciale. Ecco, non ci può essere una cosa del genere. Deve essere abilitato anche l'uso commerciale, per il discorso che dicevamo prima, cioè per innescare anche attività di impresa su questi dati. Seconda caratteristica, sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti. Quindi il formato aperto, anche lì rimanda un'altra definizione che è quella di formato aperto, che non possiamo approfondire adesso, e devono essere adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi pre-elaboratore e provvisti dei relativi metadati. Quindi si dice in inglese devono essere machine readable, cioè leggibili da una macchina. Che è un aspetto in più, perché qua siamo in un corso, io sono un giurista e sto parlando con un tipico approccio giuridico, però l'open data è un tema che va analizzato non solo dall'ottica giuridica, ma anche con l'ottica tecnologica. Quindi il discorso dei formati del file, cioè il tipo di file utilizzato, e anche come vengono strutturati questi metadati. Quindi, resi il più facilmente masticabili, leggibili da macchine e provvisti di metadati, cioè di descrizione dei vari dati. Quindi, cioè, metadati sono i dati sui dati, sostanzialmente, sono la descrizione dei dati. Terza caratteristica e ultima, devono essere resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche, cioè devo darteli, la pubblica amministrazione me le deve mettere a disposizione su un sito liberamente, gratuitamente. Cioè non li può mettere su un sito web che abbia una registrazione e che poi c'è cioè un abbonamento da pagare per accedere al sito. Ok? E come vedete dice, oppure al massimo sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. Cioè ci sono alcuni dati che magari la pubblica amministrazione
non ha già digitalizzato e che quindi richiedono un lavoro di digitalizzazione, di fusione, e allora, ecco, in quel caso al massimo la pubblica amministrazione può chiedere il costo marginale sostenuto per la riproduzione e la divulgazione. Okay? Ovviamente vale solo per i dati, diciamo, vecchi, perché tendenzialmente tutti i dati nuovi vengono già prodotti in un formato digitale che deve essere open, aperto anche dal punto di vista del formato. Okay? Quindi queste tre caratteristiche sono quelle che descrivono il concetto di dato aperto secondo la normativa italiana. Infine, allora abbiamo due ultimi passi, diciamo, storici. L'anno successivo, come vi ho detto, dopo il cambio di governo e di legislatura, ci fu anche un ulteriore passo verso l'apertura dei dati pubblici, che fu il cosiddetto decreto trasparenza, il decreto legislativo 33 del 2013, in cui il concetto di open by default è stato ribadito e rafforzato, perché vedete, hanno previsto una serie di dati a pubblicazione obbligatoria, cioè nel decreto trasparenza si elencano una serie di dati che le pubbliche amministrazioni devono per forza esporre, non possono scegliere di darteli o non darteli, cioè non solo di darteli, cioè proprio di metterli fuori per tutti, quindi senza bisogno che qualcuno te li chieda. La pubblica amministrazione deve farlo senza richiesta da parte del cittadino. Quello sarebbe il vecchio accesso agli atti, che è un'altra cosa. La trasparenza è un mettere il più possibile le carte in tavola per mostrare che sto giocando pulito. Questo è il compito, diciamo, l'obiettivo del decreto trasparenza, ovviamente nei confronti della PA. E quindi individuare dei dati a pubblicazione obbligatoria vuol dire che da lì, diciamo, non ci scappiamo, cioè non si può scappare. Quei dati devono essere messi fuori. E tra l'altro stabilisce delle sanzioni per i dirigenti che non ottemperano. Anche questo è un passo non da poco, perché anche prima in teoria c'erano degli obblighi di pubblicazione, ma che non venivano sempre rispettati perché non era chiara quale fossero le penalizzazioni, le sanzioni per le pubbliche amministrazioni, per i dirigenti che non si davano da fare. Ok? Inoltre, e andiamo verso la fine, altra fonte interessante sono le linee guida dell'AGID. L'AGID è l'Agenzia per l'Italia Digitale, è un ente governativo che si occupa diciamo, monitora e promuove le attività di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Linee guida dell'AGID sugli open data, sul patrimonio informativo pubblico sarebbe. E come tratta il tema delle licenze? Così chiudiamo il cerchio e torniamo a parlare di proprietà intellettuale, di licenze sui dati. Ce lo dice il capitolo 8. Attenzione, le linee guida sono la cosiddetta soft law, cioè non è norma, non è una legge, però sono linee guida nazionali che normalmente le pubbliche amministrazioni sono chiamate a seguire, anche se non hanno una valenza normativa, però sono il riferimento per eccellenza. Cioè, se io voglio sapere come si fa correttamente Open Data in Italia, vado a leggere questo documento, punto. E lì sono sicuro che non sbaglio, perché se faccio qualcosa che è scritto lì e qualcuno poi si viene a lamentare, io posso dire no, ho fatto quello che era indicato nelle linee guida dell'AGID ministeriali, ok? E nel capitolo 8 si parla proprio del tema delle licenze. Si dice che si vuole ribadire il tema l'importanza, diciamo, di associare ai dati pubblici una licenza aperta, che consente di rispettare i requisiti di interoperabilità anche transfrontaliera tra licenze, un termine un po' brutto, l'interoperabilità tra licenze, però, cioè sostanzialmente una licenza che sia conosciuta anche a livello internazionale e che venga compresa e applicata anche fuori dai nostri confini. Quindi evitare il più possibile di scrivere licenze nazionali. Okay, come la IODL che nel mio schema prima compariva. E per quanto possibile anche di massimizzare il riutilizzo dei dati. Quindi la licenza deve essere la più libera possibile di quelle che ci sono, diciamo, della gamma di scelta che abbiamo. E infatti, vedete, dice che la mancata indicazione della licenza implica che i dati siano pubblicati secondo i termini stabiliti dalla licenza CC BY, cioè il famoso open by default, che cos'è? Cioè, se io mi dimentico. Io, pubblica amministrazione, mi dimentico, sempre con le grosse virgolette, di applicare una licenza, il cittadino diciamo, può trattare i miei dati come se fossero sotto una licenza CC BY, cioè una Creative Commons che richiede solamente l'attribuzione, cioè devi solamente, l'utilizzatore deve solamente ricordarsi di citare la fonte, dopodiché, citata la fonte, può fare quello che vuole, qualsiasi tipo di utilizzo di quel dato. Ok?
Vabbè, ci dice che l'attribuzione della fonte può essere fatta in maniera semplice, indicando il nome dell'organizzazione o della pubblica amministrazione unitamente all'URL, cioè l'indirizzo della pagina web, e in generale, quindi le linee guida Agile danno questo suggerimento, cioè si consiglia l'uso della CC BY nella sua versione 4.0. Quindi abbiamo finalmente trovato la licenza principe, la licenza per eccellenza dell'open data in Italia, e in realtà è quello che succede più o meno in tutti i paesi del mondo ultimamente, cioè, più o meno tutti hanno preso questa direzione. Ci sono stati anni in cui non si capiva bene quale fosse la licenza per eccellenza, adesso finalmente abbiamo un documento ufficiale. Io questa cosa qua in realtà la dicevo anche prima delle licenze che esistessero le linee guida dell'Agid. Testimonianza, ci sono delle mie lezioni, delle mie video lezioni del 2014-15 in cui dicevo questa cosa. Poi le linee guida dell'Agid hanno per fortuna capito e seguito questa strada. Quindi il vero open data in Italia pubblico, cioè il riuso dei dati pubblici, si abilita attraverso l'applicazione di una licenza Creative Commons Attribution, cioè CC BY in versione 4.0. Mi raccomando, deve essere 4.0, controllate. Perché le 3.0, cioè le versioni precedenti della licenza, non licenziano correttamente i dati. Non posso approfondire questo argomento perché si aprirebbe anche qua un altro vaso di Pandora, rimando agli altri miei corsi e alle altre mie video lezioni. Ho chiuso, spero di essere stato chiaro e abbastanza coinvolgente. Vi invito a seguirmi su questi canali, soprattutto la pagina Facebook. Attenzione che su Facebook ci sono sia come pagina che come profilo privato, dovete seguire la pagina. Vi invito a condividere questo video se vi ha, diciamo, destato interesse, vi ha fatto imparare un po' di cose, e appunto rimando alla pagina Facebook dove adesso faremo una discussione un po' divulgativa su questi argomenti. Grazie a tutti, alla prossima, e qua trovate, ladies and gentlemen, la licenza, eccola qui. Licenza Creative Commons Attribution Share Alike 4.0, questa è la licenza sotto cui rilascio queste slide e questo video.